Il blocco dei licenziamenti nasconde l'entità della crisi nel turismo, a rischio centinaia di migliaia di posti di lavoro. L'allarme è lanciato dalla Camera di Commercio di Napoli, che ha stanziato 45 milioni di euro per sostenere le imprese. Federico Monechi. I pannelli chiudono i grandi alberghi del lungomare di Napoli, simbolo di un anno azzerato dalla pandemia e di un orizzonte scuro. Il turismo resta in lockdown e nessuno scommette sulla riapertura dei confini in estate. Un grande albergo ha in media 20.000 euro di costi fissi al mese. Chi resiste tira a campare per pagare gli stipendi. Questa è una struttura che ha spese incredibili, non, non voglio nemmeno raccontarle. Realmente è aperto soltanto per pagare lo stipendio ai dipendenti. Negli anni d'oro un grande albergo all'estiva ha 70 matrimoni. In Campania l'industria dei matrimoni contava 27.000 eventi l'anno, a cui si aggiungevano congressi e feste di famiglia. Adesso piovono disdette fino a maggio. La pandemia ha azzerato i fatturati e il Presidente della Camera di Commercio teme la fine del blocco dei licenziamenti. Fa molto paura. Si nasconde la verità, ma nel momento che si prevede che la ripresa non è veloce. Ma è una ripresa da costruire nel momento che finiranno questi istituti. Io la sono preoccupato sia per le centinaia e centinaia di migliaia di licenziamenti che possono venire, ma anche della chiusura degli stessi esercizi commerciali. La crisi compatta ristoratori e albergatori uniti nel chiedere aiuto alla Regione e al Governo. Prioritario è riaprire i locali la sera. Si rischiano centinaia di migliaia di posti di lavoro e poi non parliamo di tutto l'indotto che gira intorno a quelli che sono gli eventi in generale. La Camera di Commercio di Napoli ha deliberato 45 milioni di fondi a sostegno delle imprese. Abbiamo messo al primo posto il turismo che è quello il settore che ha subito di più e non riesce a riprendersi. L'effetto Covid però ancora non si nota nel bilancio sulla nascita e chiusura delle imprese. Il saldo resta positivo, con oltre 304.000 registrazioni e 1.727 nuove attività, ma l'onda lunga della crisi deve ancora arrivare.